Nel Vangelo di questa settimana Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme. Chissà quante altre volte è entrato, eppure oggi si arrabbia tantissimo. Ribalta i tavoli dei mercanti, dei cambiavalute, dei venditori. Diciamocelo, questo Gesù un po' stile Hulk che ci piace. Ci piace questo passaggio da un Gesù che dice ama il prossimo tuo come te stesso, a un Gesù che ribalta il mercato del Tempio. Però non limitiamoci semplicemente all'immagine in sé. C'è un messaggio profondo del Vangelo e un motivo per cui Gesù si arrabbia. Il Vangelo ci dice che questo era un modo completamente sbagliato di vivere la fede e la religione. Comprendiamo bene allora perché Gesù si sia arrabbiato così tanto, perché queste persone avevano completamente frainteso il rapporto con Dio. Ma siamo davvero convinti che quella loro mentalità sia così distante dalla nostra? Quante volte ci capita di pensare che è Dio a punirci perché le cose non ci vanno bene? Oppure che siccome siamo andati a messa, magari anche di malavoglia, o abbiamo detto le nostre preghiere, allora Dio deve eseguire la nostra volontà. Ricordiamo bene che i sacrifici, le preghiere, l'andare a messa non servono a Dio. Ma allora perché lo facciamo? Ma perché servono a noi? Per diventare delle persone migliori. E allora il grande messaggio del Vangelo di oggi è veramente rivoluzionario. Dio ci ama. Punto e basta. Buona settimana.